Quintetto Denner, che consiste di Alessandro Bardella, Giorgio Rondi, Giancarlo Buratti, Guerrino Ali Franchini e Filippo Rodolfi, ha riscosso un grande successo di pubblico nel panorama musicale internazionale dal 1998 per uno stile di jazz che si rivela un connubio ben trovato di jazz e di musica classica. Un jazz minimalista, ma che conserva una notevole passione, grazie anche appunto all'estrema flessibilità di questo quintetto Denner. Ma quello che a me piace, francamente, è la giusta nota di ironia che portano nelle loro composizioni, per cui ci fanno ripercorrere rapidamente in qualche modo la tradizione del jazz, senza però riproporre ciò che è già stantio. Siamo molto contenti di essere stati invitati, è un'opportunità per noi, un'opportunità per il jazz italiano, per l'Istituto di Cultura anche, che ha voluto averci qui, quindi siamo molto contenti. Il jazz che noi portiamo è un jazz strano, una miscela particolare, una contaminazione tra musica classica e musica jazz. Questo anche si riflette nella nostra formazione che parte da un trio di musica classica e classico contemporanea tra tre amanti della musica classica, della musica in genere, diciamo, e poi ai quali si sono aggiunti due grossi nomi della musica jazz italiana, che sono Guerrino Ali Franchini, il nostro solista, e il nostro pianista e arrangiatore Filippo Rodolfi. Da questa miscela è nato il quintetto Denner. Ha dato la possibilità proprio di sperimentare e di approfondire delle visioni diverse della musica, quindi una musica che non è più classica, non è più jazz, ma è una miscela, un melting pot. Jazz, forma musicale moderna per eccellenza che si avvale fortemente dell'improvvisazione, risale all'inizio del Novecento, a New Orleans. Ed in tutte le sue manifestazioni, la musica jazz è soprattutto una comunicazione dell'anima. E per il quintetto Denner, questo vuol dire un'anima dalla sensibilità decisamente italiana. È un'interpretazione forse rivista alla luce della cultura musicale italiana, della storia della musica italiana. Quindi è un jazz che guarda ai grandi e a coloro che hanno inventato, creato la musica jazz, ma allo stesso tempo riesce a reinterpretarla attraverso talenti solistici e quindi personaggi, ma anche attraverso una visione culturale diversa, forse una cifra che va ad aggiungersi a quello che è il mondo del jazz, secondo noi. Laura D'Aprile, Omni News.